La roccia alla quale guardiamo è la roccia sulla quale sarebbe apparsa Sant'Anna alla piccola Anna Bagnis. Si perde nella storia quell'apparizione, ma il richiamo è fortissimo anche oggi. Sant'Anna, che cosa ci ricorda apparendo su quella roccia? Che la roccia è Dio, quella roccia sulla quale anche lei ha posto sì i suoi piedi, ma soprattutto l'intera sua esistenza. E quella roccia ha un nome, è una realtà, Dio. Lui è la roccia eterna, stabile, lui è la roccia di salvezza. Il richiamo allora a tutti noi oggi è di costruire, sì, ma soprattutto di edificare con il Signore. Sant'Anna ci dice: poni bene le tue fondamenta, cerca la consistenza, la fermezza che può venirti solo dal rapporto con il Signore. Ma da questa roccia ognuno è chiamato anche a fare un'altra cosa, a non dimenticare. Dimenticarci di che cosa? Della roccia dalla quale siamo stati intagliati. Non dimentichiamoci allora chi è stato prima di noi capace di costruire sulla roccia, di edificare sulla roccia della parola che è Cristo. Il nostro sguardo, da questo posto bellissimo, abbraccia l'intera valle e scollina fino alla Francia. E allora quello sguardo non può che cogliere in basso la piccola Anna Bagnis. È lei la custode del segreto che vive a Sant'Anna ormai da tanti secoli, il segreto dell'umiltà di un Dio che si rivela ai piccoli. È lei, Anna Bagnis, che nella quotidianità è riuscita a scorgere la promessa e la presenza di Gesù. Guardiamo allora la piccola pastorella. Non possiamo che chiederle quell'attenzione alle piccole cose, e specialmente a chiedere che Cristo ci trovi desti nella quotidianità, nello svolgimento dei nostri compiti. Anche lei era al pascolo con le sue pecore. Lì, nella fedeltà al quotidiano, Dio si è fatto accanto. E la madre, Sant'Anna, ha consegnato alla piccola Maria il segreto del Magnificat, ma lo consegna a tutti noi. Dio guarda l'umiltà degli uomini. Dio è attratto dalla piccolezza e dalla semplicità. Questo messaggio è un messaggio valido anche per noi oggi. Infine, da questa roccia, vediamo anche quanto sia vero il Salmo 80. Li sazierai con miele di roccia. È una roccia che disseta questa. Noi, popolo in cammino, tante volte chiamati ad attraversare il deserto e la solitudine. Per l'Apostolo Paolo, la roccia dalla quale il popolo attinge è Gesù. Tutti bevvero, dice San Paolo, la stessa bevanda spirituale. Bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Quella roccia è Cristo che anche oggi ci disseta. Alziamo lo sguardo a te, Signore dei Cieli, dove ci contempliamo dall'alto di questa roccia, con Maria Immacolata e Sant'Anna, nostra patrona. Padre di ogni esistenza e creatore delle montagne, ascolta la nostra preghiera. Offrici quassù, in questo maestoso santuario, una sosta di preghiera per ringraziarci con Sant'Anna della protezione ricevuta. Nutri le nostre famiglie con la tenerezza del tuo amore, perché come Maria impariamo da genitori santi ad ascoltare la voce di tuo figlio e a camminare con i fratelli sui sentieri del Vangelo. Amen.